Percy Fawcett, un esploratore vittoriano in stile Indiana Jones, si avventura nelle profondità dell'Amazzonia alla ricerca della leggendaria città tutta dorata di Eldorado, che lui chiama la città di Zeta. Attraversa territori inesplorati del Brasile, della Bolivia, evitando a malapena tane di serpenti velenosi, salvandosi a stento dall'ostilità delle tribù indigene. I giornali di tutto il mondo lo esaltano come l'ultimo dei grandi esploratori, ma a un tratto smette di comunicare con il mondo esterno. Nessuno ha più sue notizie. C'è chi fantastica sul fatto che sarebbe stato fatto prigioniero dai nativi, chi invece sostiene che lui stesso sarebbe diventato il capo di una tribù di cannibali. E così iniziano i tentativi di ritrovarlo e partono numerose spedizioni alla sua ricerca. Ma nel corso del tempo ben 100 persone muoiono nel tentativo di cercare Fawcett e nessuno ci riesce. Ma dove può essere finito questo esploratore? Sarà mai riuscito a trovare la sua città perduta? Bentrovati naviganti nella mia stanza delle meraviglie, il nostro appuntamento che due volte la settimana ci porta a esplorare storie incredibili ma vere, oltre che storie eccezionali ma false, aiutandoci in questo modo ad affinare sempre di più le nostre capacità di indagine critica. Ecco, volete farvi una chiacchierata con me su Zoom, dove parlare di questo e anche di molto altro? Ebbene, se avete acquistato o se decidete di acquistare in questi giorni il mio nuovo libro, geniale, le 13 lezioni che ho ricevuto da un mago leggendario sull'arte di vivere e pensare, pubblicato da Feltrinelli, in cui condivido tra l'altro appunto le lezioni che ho imparato dal mio maestro James Randi, allora vi manderò un link per una conversazione che faremo su Zoom insieme, live quindi, domenica 6 febbraio. Vi rivelerò il retroscena del libro, condividerò alcune storie che qui non sono riuscito a infilare, insomma, risponderò alle vostre domande. È il modo in cui vorrei dirvi grazie, insomma, per aver deciso di leggere un libro che raccoglie la mia storia e a cui sono molto affezionato. Quindi andate al sito massimopolidoro.com/geniale e scoprirete come fare per partecipare. E ora torniamo sul mistero di Percy Harrison Fawcett. Beh, davvero un bel nome, no? Da inglese in piena epoca vittoriana. Nato nel Devon da un padre membro della Royal Geographical Society, un fratello scalatore dei monti di Mezz'Europa, ben presto indossa la divisa di ufficiale dell'artiglieria di Sua Maestà la Regina Vittoria, in giorni in cui il Regno Unito dominava ancora mezzo mondo. Bene, se c'è un tipo di uomo la cui biografia non poteva che destinarlo a una sorte romantica e a un'altrettanto romantica sparizione nel nulla, questo non poteva che essere un tipo come Percy Fawcett, l'uomo che scomparve inghiottito dalla misteriosa città amazzonica di Zeta. Ma il mistero rimane. Che ne è stato di lui? Fawcett non era un archeologo di professione oppure un accademico universitario. Eppure sviluppò ben presto una sfrenata passione per l'esplorazione del Sud America, una terra che allora era decisamente remota e ostile. Quella passione non gli veniva, come dicevamo, da titoli accademici formali, ma da altre parti. Come vi ho detto, era stato a lungo ufficiale di artiglieria, per questo era anche un esperto di prospezioni geografiche e di cartografia. Le terre ancora da mappare lo affascinavano da sempre. Poi suo fratello maggiore, Edward, era un grande appassionato di scalate, ma soprattutto di occultismo. Pensate, Edward Fawcett collaborò alla stesura di La Dottrina Segreta, l'opera più importante della fondatrice della teosofia, Helena Blavatsky. E poi aveva conosciuto bene Sir Henry Rider Haggard e su di lui e su intere generazioni di lettori aveva esercitato un'influenza enorme con racconti pieni di esotismo e di occulto a buon mercato. Basti pensare al celebre Le miniere di Re Salomone con il suo eroe, il protagonista della storia, no? Alan Quatermain, che scopre in Africa, nel mondo arabo, civiltà scomparse di ogni tipo. Ecco, Fawcett cominciò
i suoi viaggi di esplorazione in Sud America nel 1906. Ne fece diversi, ottenendo anche buoni risultati, ma il problema fin dall'inizio è che prestava un po' troppa fede a fonti storiche più o meno attendibili e non riusciva a maneggiare bene testimonianze materiali e racconti che raccoglieva. A volte fu ridicolizzato da alcuni accademici, ma gli sono attribuite anche delle scoperte di valore, come le sorgenti del Rio Verde in Brasile. Poi però successe qualcosa che avrebbe dato una svolta, ahimè, definitiva alla vita di Fawcett. Nel 1910 si convince che nel cuore della regione del Mato Grosso si nascondeva un segreto più grande di tutti gli altri, le rovine di una civiltà sconosciuta e avanzata che aveva per centro la mitica città di Eldorado, una città che lui chiamò in realtà con l'ultima lettera dell'alfabeto Z. Diventò ben presto il centro dei suoi pensieri, voleva trovarla. Ci mise molto a organizzare una spedizione per la sua ricerca, anche perché nel mezzo ci si mise la Prima Guerra Mondiale, ma alla fine ci riuscì. Nel 1924 riuscì a farsi finanziare da un gruppo londinese e partì insieme al figlio maggiore Jack e a un amico d'infanzia, Raleigh Rimmel. Diversi tentativi di trovare la mitica Z però si risolsero in un nulla di fatto. Poi il giorno fatale. L'ultima spedizione. Il 20 aprile 1925 Fawcett e i suoi due compagni partono da Cuiabá insieme a due brasiliani esperti della zona. Il 29 maggio, da una località ancora dotata di ufficio postale, Fawcett manda una lettera a un amico comunicando la sua posizione. Da allora sarà il silenzio assoluto. Nel gennaio del 1927 la Royal Geographical Society li darà tutti per dispersi, probabilmente morti. Ma nel frattempo erano iniziate le supposizioni su che cosa fosse successo, in pratica tutte prive di qualsiasi evidenza. Ben presto voci e ipotesi raggiungeranno picchi di grande improbabilità. È stato detto davvero di tutto, fatto prigioniero o ucciso dagli indios, passato per sempre in un mondo alternativo al nostro, di cui solo alcuni iniziati sanno, fondatore di una comune esoterica di tipo teosofica nel cuore del Mato Grosso, in cui avrebbe trascorso tutta la vita insieme ad altri compagni, oppure finito all'interno di un ingresso alla terra cava e da lì mai più tornato fuori, e mille altre cose del genere. In realtà di tutto questo non esiste la benché minima prova, pur dovendo ammettere che Fawcett probabilmente era mosso nelle sue esplorazioni da idee non esattamente di tipo scientifico. Ma di qua a pensare che sia finito in chissà quale altrove o che abbia trascorso tutta la vita senza mai più farsi trovare, ce ne passa. La moglie, Nina Patterson, si risposò. In precedenza di Percy era stata dichiarata la morte presunta. Uno dei nipoti, da parte di sua moglie, Timothy Patterson, visse a lungo in Italia, un po' nel culto del suo avo, contribuendo così a tenerne viva l'aura di mistero anche nel nostro paese. Se ne trova tracce in tanti articoli a lui dedicati in riviste di ambito New Age uscite anche da noi nel nostro paese. A volte si pensò che se ne fossero trovate le tracce. Nel 1951 Orlando Vilas Boas, un attivista per i diritti degli indios, affermò di averne ritrovato le ossa. Sorse una controversia legale con il figlio minore di Fawcett, Brian, e alla fine si appurò che quei resti non appartenevano all'esploratore. Invece sembra che davvero nel 1979 un anello appartenuto a Fawcett sia stato ritrovato in un negozio di anticaglie brasiliano. La circostanza ha rafforzato la convinzione più razionale, cioè che l'esploratore e i suoi siano morti in maniera tragica nel 1925 nella foresta e che i loro averi siano stati depredati a suo tempo. Tutto ciò diventa forse ancora più malinconico se si pensa come Fawcett maturò l'idea dell'esistenza di Z, la metropoli perduta del Mato Grosso. Fawcett già credeva a una super civiltà di cui nessuno sapeva nulla, ma fu la lettura di un manoscritto conservato presso la Biblioteca Nazionale del Brasile a fargli accendere la classica lampadina. Era il cosiddetto manoscritto 512. I 10 fogli da cui è composto sono forse la chiave per capire come Fawcett sia andato incontro con tanta determinazione al suo destino. Di che cosa si tratta? Beh, è un gruppo di fogli, appunto, scoperti nel 1839 che sembrano essere la copia
di qualcosa di molto più antico, qualcosa che racconta di come un gruppo di Bandeirantes, gli esploratori portoghesi, nel 1753 aveva scoperto nello stato di Bahia una città perduta magnifica, con costruzioni simili a quelle greco-romane e iscrizioni in geroglifico. In realtà la sua veridicità è a dir poco dubbia. È probabile infatti che si tratti di un falso ottocentesco, ispirato dal fatto che proprio allora si stavano moltiplicando le riscoperte delle rovine delle culture precolombiane. Forse non voleva sentire i dubbi che da un pezzo erano stati avanzati sul manoscritto 512. Per lui la localizzazione di questa città, che non chiamava Eldorado perché pensava che quella fosse un'esagerazione, una città completamente ricoperta d'oro, andiamo, ma preferiva chiamarla Zeta. Ecco, pensava che dovesse essere più a ovest, nel Mato Grosso, nel fitto delle foreste e dei fiumi. Per il sogno che voleva suscitare il manoscritto 512 e per il fascino che su di lui avevano esercitato la teosofia, il fascino delle civiltà perdute, la voglia ingenua di primeggiare, probabilmente Fawcett e i suoi, nell'estate del 1925, andarono incontro a una sorte sfortunata. Ma se forse, tutto sommato, possiamo pensare che la scomparsa di Percy Fawcett, di suo figlio e del gruppo che li accompagnava, sia dovuta a un fatto tragico, ma comunque a un fatto normale, cioè a una di quelle tragedie che sono capitate mille volte, perché la sua vicenda è diventata un mito così grande? Perché a quasi un secolo di distanza il mito di Fawcett nella ricerca della mitica Zeta è più vivo che mai? Ecco, questo è interessante domandarsi, no? E a me sono venute in mente alcune cose, riflettendo su come sono andati i fatti, alle vicende, almeno per quanto è stato possibile accertare. Mi è venuto da pensare al periodo in cui la scomparsa di Fawcett si verificò. A quel tempo era di moda sui giornali di tutto il mondo l'egittomania, cioè la ricerca archeologica e le disavventure vere o presunte degli archeologi e dei loro tentativi di scoprire meraviglie del tutto sconosciute. Ecco, tutte queste cose erano materia di cui si riempiva la stampa. Pensate, la scomparsa di Fawcett avviene nell'estate del 1925. Ebbene, i giornali di tutto il mondo, soprattutto proprio quelli inglesi, erano pieni sino alla nausea di indiscrezioni, invenzioni, titoli a sensazione sulla maledizione di Tutankhamon, di cui ho già parlato tante volte. Il finanziatore della spedizione, no, quella guidata da Howard Carter, che nel 1922 aveva scoperto la tomba, si trovava al Cairo e lì era morto per un'infezione dovuta a una zanzara. Era già malato, aveva già altri problemi, ma la sua morte era avvenuta mentre si cercava di capire come aprire quella tomba. Così il Times di Londra aveva l'esclusiva delle notizie sull'avanzamento dei lavori e sull'apertura della tomba. In questo modo la mancanza di certezza, la morte di Carnarvon, cioè il finanziatore, e il sensazionalismo che ne seguirono fecero esplodere il mito della maledizione, ma anche la passione per l'archeologia da dilettanti. Fawcett così partì, proprio mentre tutti volevano saperne di più dei misteriosi poteri dell'antico faraone. Un riflesso molto noto di questa mania si trova pochi anni dopo nel film La mummia, uscito nel 1932, che aveva per protagonista il super divo dell'epoca per tutto quello che era horror, no? Boris Karloff, lo ricordiamo tutti quanti, era un inglese, ma l'anno prima aveva raggiunto una fama mondiale, planetaria, con Frankenstein. Ecco, La mummia era ambientata in Egitto, a Tebe, dove si scopriva questa mummia che poi tornava in vita a causa dell'azione maldestra degli archeologi. Non c'è quindi da stupirsi se nel 1925 e negli anni che seguirono anche Fawcett sia stato un po' assimilato a queste invenzioni sui misteri dell'archeologia. Solo che a lui non fu riservato come luogo della sua sorte finale l'Egitto, il misterioso Oriente, il mondo arabo, bensì l'altrettanto misterioso intrico di foreste pluviali del Sud America. Insomma, una specie di Egitto, sì, ma trasferito più a Occidente. E poi c'è anche un altro fatto. Fawcett sembra il prototipo perfetto, l'esempio dello scienziato che sotto la luce dei riflettori di colpo sparisce. Prima parlava, raccontava, la sua spedizione era seguita dai giornali, da grande curiosità, e tutti si attendevano qualcosa di straordinario. Poi di colpo il silenzio. Come vi ho detto, a parte alcune ipotesi più razionali,
Intorno alla sparizione di Fawcett sono sorte via via le idee più strane, più stravaganti, più legate al mistero, all'occultismo. Queste idee così strane esagerano anche le presunte stranezze personali di Fawcett, cioè lo trasformano quasi in una specie di mago alla ricerca di qualcosa di molto molto insolito, quasi fuori dal mondo. Insomma, in qualche modo adombrano ipotesi sovrannaturali o che a Fawcett sia toccato qualcosa di ancora più strano, cioè che sia stato per esempio portato via dal nostro mondo da qualche forza occulta, oppure che lui stesso abbia voluto sottrarsi alla vita che conduceva, passando così in un luogo sconosciuto, un luogo magico, in maniera volontaria. Da qui per esempio nasce l'ipotesi secondo cui Fawcett volesse fondare una specie di comunità spirituale per iniziati nella zona della città di Zeta. In questo caso è inevitabile ripensare alle fantasie su quegli studiosi, quegli scienziati famosi di cui non si è più saputo nulla, no? In tempi recenti uno di questi è stato l'economista Federico Caffè, sparito a Roma, ne abbiamo parlato in un altro video, probabilmente suicida nel 1987, ma la storia più celebre è senza dubbio quella del grande fisico nucleare Ettore Majorana. Di Majorana, sparito dopo un viaggio in nave, 13 anni dopo Fawcett nel 1938, non si è mai più saputo nulla. È plausibile che anche lui, come Caffè, si sia tolto la vita? È possibile. Ma ci sono delle similitudini tra le ipotesi che hanno forgiato il mito della sparizione di Fawcett e quella di Majorana. Tutti e due, in fondo, erano delle grandi menti, tutti e due erano, tra virgolette, illuminati, come dice la leggenda. Il primo perché forse ha intravisto qualcosa su una civiltà prima delle altre civiltà, nelle giungle impenetrabili del Brasile. E l'altro perché ha presagito l'uso dell'energia atomica per fini militari, con la bomba atomica. Entrambi quindi spariscono e vanno altrove. Questa è la fantasia che sta alla base. Chi per trovare un mondo alternativo, come Fawcett, chi per scoprire la pace, come racconta la leggenda metropolitana secondo cui Majorana si sarebbe autosegregato in un convento. È difficile conoscere la verità, ma è molto probabile che per entrambi la sorte sia stata assai meno benigna. Qualcuno poi ha voluto esagerare ed è arrivato a ipotizzare che George Lucas, nel creare il personaggio di Indiana Jones, in parte si sia ispirato anche a Percy Fawcett. Magari non è proprio così, ma una cosa è certa. Il fascino di quell'inglese con la pipa, ripreso nell'immagine più nota, con il cappello alla Sherlock Holmes, non è scomparso tra le foreste del Mato Grosso e di Zeta, l'incredibile città del manoscritto 512, ma ancora oggi riesce in qualche modo a sopravvivere. Io vi ringrazio per essere stati con me alla riscoperta di questa storia autentica, no? Che resta senza risposta, resta uno di quei tanti misteri che non hanno una soluzione. E ringrazio anche i naviganti che sbarcano sulla mia pagina Patreon, la mia isola del mistero, dove condivido molti contenuti esclusivi dietro le quinte del mio lavoro e molto altro. Potete leggere i loro nomi in coda a questo video. Se verrete, anche voi naturalmente potrete leggere anche il vostro nome poi. E per ringraziare chi ha acquistato o sta per acquistare il mio nuovo libro Geniale, vi invito ad andare al sito massimopolidoro.com/geniale. Vi spiegherò come fare per trovarci insieme su Zoom per scoprire tutti i retroscena di questo libro, a cui tengo veramente tanto. Per ora noi ci fermiamo qui e ci ritroviamo venerdì prossimo con Strane Storie e la prossima settimana con la Stanza delle Meraviglie. Oggi Lucy non si è neanche fatta vedere, si vede che era un po' timida. A presto!